Ci sono imprese che sembra impossibile anche solo immaginare. Come ricreare lo storico circuito di Monza in scala 1-1 nel cuore del deserto. Un'opera imponente, lunga 5.793 metri. Climate didn't help us also. It was stormy all the time. Always sand, sand, sand. Then we brought rocks from other mountains, you know, for the curves. And they have to be painted and put in, and they were hard, too heavy. Tutto il circuito è stato riprodotto fedelmente, sia i raggi di curva che le distanze. The BMW X5 was really, really good. It handled really well. Going around the corners was brilliant. You know, I've never had a car that's handled so well before. So for me, the X5 was brilliant. Entriamo in pista. Lesmo, Ascari, parabolica. Percorse in modalità X off-road. L'equilibrio perfetto tra potenza, trazione e velocità. Traiettoria perfetta, arriviamo alla variante Ascari. Che spettacolo, ragazzi. Mi sembra di chiudere gli occhi e correre come a Monza. Nuova BMW X5. Volere e potere. Per realizzare la nostra impresa, ci siamo spinti nel deserto di Merzouga, uno dei luoghi più impervi del pianeta, situato 600 km a est di Marrakech. Una location tanto suggestiva quanto problematica per un progetto così ambizioso. Un team di oltre 40 persone, tra ingegneri, meccanici e costruttori, ha lavorato duramente realizzando in tempo record un'opera senza precedenti. Ogni aspetto, dall'ampiezza della carreggiata all'angolo di curvatura delle varianti, è stato riprodotto nei minimi dettagli. Mi sembra di chiudere gli occhi e correre come a Monza. Che spettacolo, ragazzi! Come l'originale in Italia, anche l'autodromo di Monza Sahara ha il suo paddock, ovviamente in versione off-road. La nuova BMW X5 è pronta. Benvenuti in pista. For this shoot, the most difficult thing that we've done today is on the corners, because the sand is just so, so soft. So you dig in, the traction is really hard, the car wants to turn over, especially with extra weight on the roof. So it's really hard on them corners. The BMW X5 was really, really good. It handled really well into them corners. Going around the corners was brilliant. You know, I've never had a car that's handled so well before. So for me, the X5 was brilliant. I've worked many times in the desert, but never come to a track like this before. This is absolutely awesome today.